Siamo in questo primo consiglio comunale della nuova amministrazione Cristaldi. Accanto a me il capogruppo del gruppo consigliare Liberi, Caruso, il consigliere Caruso. Questa prima esperienza in consiglio comunale l'abbiamo vista per niente emozionato, molto sciolto. I prossimi 5 anni come la vedremo? Spero sempre con la stessa emozione che ho cercato di trattenere, e questa volta mi è andata bene. Per me è un po' come il primo giorno di scuola. C'è l'euforia, c'è l'emozione, c'è il piacere di partecipare ad una nuova esperienza, e metaforicamente c'è anche il piacere di salire qualche gradino, che in qualche modo è un po' come immaginare il passaggio dall'essere ragazzi a diventare uomini. E questa è una cosa molto importante, non fosse altro perché tanti ragazzi della mia età hanno sostenuto la candidatura del sindaco Cristaldi, hanno sostenuto anche la mia stessa candidatura, per cui il primo ringraziamento va a loro e anche a tutti gli altri che ci hanno sostenuto. Penso che questi 5 anni, almeno dalle prime battute che abbiamo ascoltato durante il Consiglio Comunale, spero, mi auguro, saranno soprattutto permeati di uno spirito di collaborazione. Non posso ovviamente darne certezza, ma l'augurio è quello. Personalmente metterò l'impegno che ho sempre messo nella politica, visto che indipendentemente dalla mia odierna presenza in Consiglio Comunale ho sempre partecipato con passione alla politica, nella formula, se volete, extraconsiliare, e per quello che ci immaginiamo diventi questo Consiglio Comunale il nuovo Parlamento della città, nella formula extraparlamentare. Ecco, credo che ci siano i presupposti giusti, credo, certezza che la maggioranza è unita e compatta, e questo lo dobbiamo soprattutto a coloro i quali non solo hanno scelto il sindaco Cristaldi come allenatore di questa magnifica compagine, ma abbia scelto anche queste punte di diamante che sono scese in campo insieme a lui. E quindi il merito va a tutti i mazzarisi che ci hanno creduto, a quelli che ci hanno già tributato la loro fiducia e a quelli che ancora non lo hanno fatto, e siamo qui impegnati perché possano anch'essi darci fiducia di qua in avanti. È stata una campagna elettorale molto impegnativa, si è parlato soprattutto di sviluppo della città, uno sviluppo che deve passare per forza di cose dal PRG. In che modo portarlo avanti, in che modo portare una città allo sviluppo tramite appunto il PRG? Innanzitutto bisogna dire che tutto ciò che è stato fatto nei 5 anni scorsi è stato fatto con grande impegno, e per il clima che c'era 5 anni fa devo dire anche con grande sforzo. Ciò che è successo 5 anni fa è stato anche motivo per cui la cittadinanza ha scelto una parte politica piuttosto che un'altra, ha scelto un progetto piuttosto che un altro, e facendo questo ha dato a questa parte politica fiducia anche per impegnarsi in situazioni molto importanti e delicate per lo sviluppo della città, come il piano regolatore. Credo che non sia oggi il giorno adatto per discuterne più approfonditamente, sono sicuro che sarete sicuramente presenti come sempre con la vostra emittente web, se non erro, con la vostra emittente web a seguire tutti i lavori. Mi prendo la responsabilità anch'io di essere molto più presente, non fosse altro che sono laureato in scienze della comunicazione e questo è il mio mestiere, ma è anche qualcosa che anche come messaggio diffondiamo a tutti gli altri consiglieri comunali, per cui state pur tranquilli cittadini che vi informeremo sul nostro lavoro per le questioni un po' più semplici, diciamoci legati alla rete idrica, alle fognature, per quelle che sono di ordinaria amministrazione, così come quelle che passano per atti amministrativi importanti come il piano regolatore poi diventano volano di sviluppo. In questi 5 anni è già stato fatto tanto, ci manca da sistemare qualche altro tassello, e lì dove si elencano migliaia di problemi noi cerchiamo di portare milioni di soluzioni. Accanto a me vice capogruppo e capogruppo del gruppo Libera Intesa, Pasquale Safina e Iacono. Allora, cosa ne pensate di questo primo consiglio comunale? Intanto mi corre l'obbligo di dire agli amici del mio gruppo ex che abbiamo costituito durante la campagna elettorale con Vito Torrente, candidato a sindaco, Voci Democratiche, che non è che ho abbandonato il progetto, ho fatto confluire, essendo da solo eletto in quel gruppo, ho fatto confluire la mia persona creando obbligatoriamente al Consiglio Comunale un gruppo, perché se non si può essere rappresentativi, e assieme agli altri 3 amici della stessa compagine del quelle periodo campagna elettorale con Vito Torrente, e abbiamo creato questo gruppo. Quindi non è una dimenticanza, non è un abbandono al vecchio progetto. Ci vede protagonisti come consiglieri di opposizione, faremo valere la nostra parola. Vedo che c'è una bella apertura verso questo gruppo di opposizione, speriamo in bene.
Quello che si è notato durante questo consiglio comunale è appunto l'apertura, come diceva il consigliere Safina, l'apertura nei confronti di sia maggioranza che opposizione, quindi a collaborare, a lavorare insieme nei prossimi 5 anni. Guarda, questa sera non sono voluto intervenire in consiglio perché voglio aspettare la votazione del presidente e del vicepresidente. Ecco perché non ho voluto fare nessun intervento in consiglio in questo momento, perché voglio vedere tutte queste belle parole che si dicono di tutte queste aperture, se vengono rispettate le cose che si sono proposte. Naturalmente nessuno, perché quando si parla di opposizione tutti si mettono un pochettino in guardinga. L'opposizione non serve perché si vuole distruggere, perché si vuole litigare con qualcuno. L'opposizione serve per vedere quello che accade in consiglio e trasmettere e dire ai cittadini la verità di quello che dice la maggioranza o se sta dicendo una bugia. Ma come ho fatto 5 anni fa, io personalmente ho votato sempre tutte le cose importanti del sindaco Cristaldi in passato, perché mi ritengo responsabile di questa città, sono un cittadino e voglio il bene della mia città, quindi tutte le cose che faranno per il bene della città li voterò come ho fatto 5 anni fa. Ma se le cose non mi convincono, le cose è giusto che faccia il mio intervento con eleganza, senza mai offendere nessuno, e dire che non condivido per le motivazioni che sono in quel momento. Poi, dato che non l'ho fatto in consiglio, mi stai dando questa opportunità, voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno votato, li ringrazio, mi hanno dato la possibilità di raddoppiare ancora una volta i voti rispetto a 5 anni fa, significa che credono nella mia serietà come persona. Allora devo essere una persona molto disponibile e fargli sapere veramente quello che accade in consiglio. Accanto a me la consigliera Provenzano del gruppo consigliare Osservatorio Politico Permanente, prima esperienza in consiglio comunale, grande emozione questa sera. Direi proprio di sì, una grande emozione, mi sento quasi come se avessi grosse difficoltà, però comunque avevo promesso a coloro che mi avevano dato i consensi, a coloro che mi hanno creduto, incluso i tifosi che comunque erano impossibilitati secondo le proprie simpatie, diciamo, ad altri, che mi sarei impegnata veramente in questo consiglio comunale, e penso che l'ho dimostrato con il mio primo intervento, nonostante comunque sia c'è ancora da migliorare, però comunque sia siamo qui per la città e ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno dato il consenso. In questa campagna elettorale si è parlato tanto anche di sviluppo economico, soprattutto di sviluppo economico della città di Mazara del Vallo. Questo di certo non può che passare dal PRG, che il prima possibile deve essere portato in aula. Sicuramente ci impegneremo, come detto anche dal nostro candidato sindaco, nonché il nostro onorevole Nicolo Cristaldi, quindi speriamo di fare gruppo e speriamo veramente di dare grosse soddisfazioni a questa città che comunque ha veramente la necessità di essere supportata da noi. Si è parlato molto di collaborazione, si è vista grande apertura da parte dei due gruppi, maggioranza e opposizione, si spera quindi in 5 anni di collaborazione seria. Certamente, come ho detto nel mio intervento, è giusto che sia così, non a caso, nonostante esista l'opposizione e la maggioranza, comunque se si vuole lavorare e si vuole comunque portare un progetto avanti o qualsiasi esso sia, comunque si ha bisogno di realtà e, diciamo così, tra virgolette amicizie, e quindi con la massima civiltà possiamo andare avanti e quindi raggiungere grossi obiettivi, opposizione e maggioranza. Accanto a me l'assessore Vito Bilardello con delega bilancio, programmazione, società partecipate e patrimonio, un consiglio comunale molto distensivo, questo si inizia, diciamo, abbastanza bene. Quali sono quindi le prospettive per i prossimi 5 anni? Ma sicuramente l'auspicio è dei migliori, c'è una differenza fondamentale rispetto alla passata consigliatura che deriva dal fatto che Nicola Cristaldi, rieletto sindaco della città, questa volta può contare su una maggioranza consiliare, e quindi potendo contare su 18 consiglieri comunali, oggi nella prima seduta si è proprio avvertito questo clima più sereno, questo clima più distensivo, che fa sicuramente ben sperare per il futuro. Quindi l'augurio e la speranza nostra, del sindaco, dell'intera giunta e anche dei consiglieri comunali
tutti, è quella che in questi 5 anni si possa lavorare all'interno di questa assise politica in maniera serena e dove ci deve essere sicuramente il confronto, ma il confronto non deve sicuramente essere scontro. E come poco fa ha detto il sindaco Nicola Cristaldi in uno dei suoi interventi, la città, avendo premiato Nicola Cristaldi, ha premiato un programma elettorale, ha premiato un modo di fare politica con degli obiettivi da raggiungere, per cui è chiaro che chi in Consiglio Comunale occupa un ruolo di opposizione e quindi anche di minoranza è opportuno che possa fare le proprie proposte, è opportuno che possa, recependo le istanze della gente, poter portare le proprie idee all'interno di questo Consiglio Comunale, ma è anche giusto e logico che questi interventi e queste proposizioni vadano nella direzione di poter migliorare o di poter integrare quello che è il programma elettorale presentato e portato avanti dal sindaco Nicola Cristaldi e premiato dalla città. Sicuramente l'atteggiamento non corretto e non logico è quello di eventualmente proporre delle idee e delle tesi che contrastano quello che è il programma elettorale del sindaco. La programmazione e il programma elettorale sicuramente andrà messo in atto. Per fare questo servono i finanziamenti e l'assessore al bilancio. In che modo riuscire ad ottenere questi finanziamenti che i comuni sono sempre più a corto? Sì, la difficoltà economica c'è e non riguarda soltanto il comune di Mazara, ma sicuramente riguarda tutti gli enti locali e sono frutto fondamentalmente, come ho detto in più occasioni, di una politica nazionale che va nella logica della spending review e quindi di tagli verticali e orizzontali per quanto riguarda i contributi e i finanziamenti agli enti locali. È chiaro che su questo bisogna organizzarsi intanto in maniera tale di avere quelle iniziative, quelle idee nuove che possano praticamente conciliare e dare risposte ai cittadini in termini di servizi e in termini di strutture, facendo e organizzando le cose in maniera diversa e non necessariamente pesando sulle casse comunali. E contestualmente e contemporaneamente, come è stato fatto anche nella passata consiliatura, è opportuno cercare di attingere quanto più possibile a finanziamenti esterni e mi riferisco proprio ai finanziamenti che sono stati erogati dallo Stato, dalla Regione o dalla Unione Europea, sia diretti che indiretti, per far modo che la nostra comunità e quindi il nostro territorio possa godere di opere importanti non pesando sulle casse comunali e quindi sulle tasche dei cittadini. Noi sicuramente, e in particolare il sottoscritto nella qualità di assessore al bilancio e alla programmazione, cercherà da un lato di cercare di razionalizzare al massimo le risorse disponibili e quindi mi riferisco alle risorse alle entrate dell'ente comune, cercando chiaramente di razionalizzarle in maniera tale di dare delle risposte quante più esaudienti possibili in tutti quei settori, in tutte quelle aree che riguardano l'intera collettività, ma dall'altro lato dobbiamo tutti attivarci con il sindaco in testa per fare in modo che anche nei prossimi 5 anni, come è stato fatto nel passato, si possano attingere quanti più finanziamenti esterni possibili che consentono sicuramente di dare delle risposte importanti non pesando sulle tasche dei cittadini. Accanto a me la consigliera Marascia, eletta al suo primo mandato in questo consiglio comunale, una grande soddisfazione sicuramente all'inizio, ma poi una grande responsabilità dopo. È assolutamente una grande responsabilità e oggi l'ho sentita tutta sopra, tutta addosso, perché si è conclusa giustamente la fase della campagna elettorale, per cui dove ognuno proponeva la propria tesi che si contrapponeva a quella degli altri. E oggi invece siamo qui e abbiamo davanti gli occhi della città puntati giustamente addosso, che ci osservano attentamente su quelle che saranno le nostre scelte future per il bene della nostra collettività. E questo è veramente, per me è stato oggi un momento molto importante, emozionante, caratterizzato da una grossa emozione per il fatto non solo di essere qui, quindi quelle 312 persone che hanno voluto dare a me la loro, voglio dire, il voto, la fiducia per rappresentarle, ma essere proprio qui e dire allora è vero, da questo momento in poi ci saranno 5 anni dove dobbiamo assolutamente costruire il futuro della nostra città, che veramente deve sfidare i tempi, deve sfidare anche questa spending review che ci porta sempre ad avere meno fondi da poter utilizzare per tutto ciò che concerne la pubblica amministrazione. Però noi dobbiamo assolutamente farcela e veramente dobbiamo dare prova a tutti coloro che hanno posto in noi la nostra fiducia, ma non solo a loro, di essere qui per il bene comune della res pubblica per la nostra città. Accanto a me il consigliere Ingargiola del gruppo Futuristi, ovviamente accanto
accanto al sindaco Nicola Cristaldi. Finora è stata fatta un'esperienza come assessore, adesso ci si appresta l'esperienza da consigliere comunale in un'area, abbiamo visto, molto distesa rispetto agli anni precedenti. Certo, forse i numeri ci danno questa distensione. Più che altro ritornare in consiglio comunale da consigliere comunale è una cosa bella, perché fatta con responsabilità, fatta con coscienza, anche se io in quest'aula ho fatto tutta la trafila da consigliere comunale a vicepresidente del consiglio, a presidente del consiglio, a assessore, a vice sindaco, mi manca soltanto la sindacatura. Chissà, chissà il tempo ci dirà anche questa. Dicevo, scherzi a parte, è una bella esperienza fatta con tanto senso di responsabilità, fatto con umiltà più che altro per trasferire a questo consiglio comunale quel bagaglio di esperienza che, quando magari il caso lo richiederà, attraverso il mio bagaglio di esperienza poterlo trasportare a questi giovani che hanno tanta voglia di poter far bene. E credo che alla fine, già che ci sono i numeri, la città alla fine di questo mandato, di questo quinquennio consiliare, potrà dire di aver fatto un ottimo lavoro, avendo fiducia nel lavoro svolto del sindaco Cristaldi. Tra l'altro, credo che non si sia mai visto a Mazara del Vallo un consiglio comunale così giovane e pieno di donne soprattutto. Sì, certo, queste donne hanno ingentilito quello che è il dialogo e il rapporto che ci possa essere fra consigliere comunale. Sicuramente non ci saranno diaspore fra consiglieri comunali, perché quando giustamente interviene una donna, uno ha il rispetto prima come consigliere comunale e poi come donna. Sono delle belle ragazze, delle ragazze serie, delle ragazze tranquille, preparate, che sicuramente daranno il contributo a questo consiglio comunale, e alla fine io dico perché no, perché non, sicuramente potremmo ottenere un bel risultato, come dicevo poc'anzi, per non essere ripetitivo, alla fine di questo quinquennio tutti insieme poter dire di avere contribuito a quello che è il progetto finale dell'onorevole Cristaldi.